A Rapallo arriveranno sette profughi, saranno accolti dalle parrocchie nei locali dell'ex asilo delle Suore Orsoline a partire dalla metà di novembre. La Chiesa ha celebrato la solennità di ogni santi, in cattedrale la riflessione del Vescovo, tutti possono aspirare alla santità. Commemorazione dei defunti, il corpo morto non è un oggetto, questo il messaggio del vescovo Alberto Tanasini nella celebrazione al cimitero di Chiavari. Nella solennità di ogni santi nella chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo è stato benedetto il nuovo altare realizzato dai parrocchiani e finanziato dal Comitato Festeggiamenti. I fedeli di Borzonasca alla Scuola della Misericordia si è concluso il percorso di catechesi tenuto durante l'anno santo che ha segnato l'inizio di un cammino sostenuto dalla devozione al Santo Cristo. Dopo il viaggio del Papa in Svezia nel contesto del 500 anniversario della riforma di Lutero, in Diocesi inizia sabato il percorso ecumenico dedicato al tema conflitti e comunione. L'immagine della Madonna di Fatima pellegrina in Diocesi. Da martedì prossimo tappe a Rapallo, Chiavari e Sestri Levante con momenti di preghiera. È nata l'Associazione dei genitori dell'Istituto Gianelli, sosterrà il lavoro della neonata cooperativa Maria delle Grazie. Benvenuti a noi, Chiesa, al nostro viaggio di approfondimento, alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della Diocesi di Chiavari. Iniziamo dal progetto di accoglienza diffusa delle persone rifugiate che chiedono accoglienza nel nostro Paese. A Rapallo, entro il mese di novembre, arriveranno otto profughi che saranno ospitati dalle parrocchie nell'ambito del progetto appunto, di accoglienza diffusa che viene gestito dal Villaggio Del Ragazzo. Vediamo. A Rapallo arriveranno sette profughi per la fine di novembre, un piccolo numero in relazione ai circa 30.000 abitanti. Lo fa notare Don Beppe Culoma, direttore dell'ufficio Migrantes e vicario diocesano per Rapallo. Sette o otto persone che vengono in una città come Rapallo. Eh, direi che eh, potrebbe essere come l'inizio di altre accoglienze. Anche perché io credo che un'accoglienza ben fatta, cioè un'accoglienza che sia veramente un'accoglienza, cioè dove. Queste, le, queste persone che arrivano non sono abbandonate ma sono accompagnate, sono inserite dentro un tessuto di vita comunitaria e questo non, sarà un, non creerà assolutamente disagio al, alle persone, alla cittadinanza ma sarà una ricchezza in umanità e, in, e anche in tanti altri aspetti per tutta la città quindi io spero che, che questo inizio eh, di accoglienza di otto persone che coinvolge volontari di tutte le parrocchie che lo accompagnano, che coinvolge eh, gli operatori del villaggio del ragazzo che saranno presenti, possa essere proprio un inizio che fa vedere come l'accoglienza è un modo per vivere eh, le opere di misericordia corporali a cui ci richiama il, il Papa ed è un modo con cui eh, possiamo possiamo arricchirci noi perché ogni volta, appunto come dicevo prima, ogni volta che noi doniamo riceviamo anche. Don Beppe, originario di Pantelleria, è convinto che accogliere i profughi faccia bene, come dimostra l'esperienza di frontiera di Lampedusa. Pantelleria è vicina a Lampedusa. Ora, a Lampedusa, eh, come tutti sanno, c'è stato in questi anni centinaia e centinaia di migliaia di arrivi di profughi, a Pantelleria no. Eh, però quello che mi ha colpito, come dire, per la conoscenza che ho attraverso i mass media, ultimamente ci sono stati due film ma anche tanti articoli sui giornali o libri che sono usciti e anche conoscenza diretta comunque e, e da una parte questa e dall'altra parte la conoscenza diretta di persone che a Lampedusa vivono e che qualche volta incontro a Pantelleria eh, posso dire questo, che Lampedusa, che certamente ha avuto tanti, tanti disagi, ha dovuto affrontare tanti sacrifici, eccetera, ma ha anche guadagnato in umanità, in apertura e anche, come dire, anche dal punto di vista economico, perché oggi eh, per, per quanto riguarda il turismo si parla di Lampedusa, Lampedusa è conosciuta dappertutto e vanno il doppio di persone di quelle che arrivano a Pantelleria. Pantelleria eh, che un'isola come Lampedusa mh, è meno conosciuta perché eh, com comunque non è al centro di tutta l'attenzione e quindi c'è anche un ritorno, anche economico, no? perché in un certo senso Lampedusa ha incrementato tantissimo anche il turismo perché, perché è arrivata su sulle prime pagine di tutti i giornali, sulle prime pagine dei de mass media e, e questo ha aiutato. Nel caso di Rapallo, Don Stefano Curotto, arciprete dei Santi Gervasio e Protasio, attesta che la struttura di accoglienza è stata scelta mettendo in conto le esigenze di tutti. La nostra accoglienza è limitata a un piccolo numero di persone, proprio perché è nel quadro dell'accoglienza diffusa che è stata la scelta della, della Chiesa italiana. Il numero massimo potrebbe essere 8, noi prepariamo per adesso per 7, poi ci teniamo di riserva un posto che potrebbe essere o per un profugo o per eventualmente una, un volontario, un assistente che debba dormire lì. Adesso stiamo un po' valutando queste possibilità. Lì dove? Qual è la, il luogo di ospitalità? Il luogo di ospitalità è, è l'ex scuola materna delle Orsoline, che è un corpo un po' autonomo rispetto all'attuale istituto, per cui non... Non si sovrappongono le attività, assolutamente noi non andiamo a interferire con le attività delle, delle orsoline e siamo del tutto autonomi nell'accoglienza. Le persone che arriveranno però sono già state individuate e sapete da quale realtà arrivino? No, questo dipende dalla prefettura, probabilmente potrebbero, no, non lo sappiamo, ecco, ce le manderanno e vedremo chi arriverà. Questo fa un po' parte della tipologia anche dell'accoglienza, ecco, noi possiamo, siamo come tipo di strutture aperte a ogni tipo di situazione. Quando incomincerà l'ospitalità esattamente? Dunque, abbiamo avuto un ritardo causato dalle forze naturali, nel senso che la tromba d'aria ci ha fatto qualche danno agli infissi, e quindi un po', rimandiamo, forse fine a fine novembre dovremmo riuscire, però entro novembre dovremmo riuscire, prima di dicembre al massimo. Ecco. Dobbiamo rimediare a questi danni che abbiamo avuto anche. A chi fa capo questa iniziativa? Questa iniziativa beh, fa capo, nel senso, come ente gestore, il villaggio del ragazzo, perché la nostra diocesi ha affidato a loro la, la gestione complessiva di questa accoglienza diffusa, e sul territorio le parrocchie di Rapallo. E dal punto di vista economico, come si sosterrà questa accoglienza nell'arco poi dei mesi? Beh, sapete tutti che per ogni profugo c'è una quota che lo Stato dà, questa quota viene data al villaggio, il villaggio poi provvede alla distribuzione a seconda delle varie spese che si incontrano. Ecco. Il recupero dei locali ha comportato la spesa di 45.000 euro, 30.000 provenienti dall8 per 1000 della CEI, 15.000 raccolti dalle parrocchie rapallesi. Si è partiti pensando che, che non ci voleva granché, in realtà come dire, sono stati rifatti i bagni e quindi abbiamo dei bagni e delle docce adeguate, abbiamo rimesso in ordine le stanze, poi purtroppo è arrivato il... La settimana scorsa una tromba d'aria che ha fatto volare degli infissi, quindi si, si è aggiunto anche il lavoro di rifacimento di alcuni infissi della struttura. Le parrocchie stanno organizzando anche un gruppo di volontari incaricati di assistere i profughi. Ma io credo che i volontari si aggireranno dai 20 alle 30 persone, si avvengono da tutte le varie comunità parrocchiali di, di Rapallo e sono uh, per lo più uh, adulti, eh, o adulti che lavorano o adulti in pensione che si sono resi disponibili in alcune ore del giorno per accompagnare, per far compagnia, eh, per accompagnare queste persone nelle commissioni che bisogna svolgere che potrebbe essere quello di andare ad acquistare cibo no? che potrebbe essere quello di imparare l'italiano che potrebbe essere quello di, di visitare la città di cominciare a conoscere, a capire come muoversi ecco. Ora parliamo della solennità di ogni santi che è stata celebrata nelle parrocchie della nostra diocesi e della commemorazione dei fedeli defunti. In particolare nei nostri servizi vi mostreremo la sintesi delle omelie pronunciate da Monsignor Alberto Tanasini nelle celebrazioni presedute nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e nel cimitero chiavarese. Ma nella solennità di ogni santi c'è stato un momento speciale per una comunità parrocchiale del nostro territorio, la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo che ha inaugurato il nuovo altero Benedetto il Nuovo Altare, che ha segnato la conclusione dei lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale. Eh, lavori che sono stati voluti e portati avanti con tenacia dai parrocchiani e finanziati dal Comitato Festeggiamenti Santa Maria. Vediamo. L'esperienza dell'amore di Dio si può fare tutti i giorni. Aspirare alla santità è un'avventura da prendere sul serio. È il messaggio rivolto dal Vescovo in occasione della festa di tutti i santi. Ciascuno può essere santo se accetta di vivere con lo sguardo di Dio. Chi ha dato questa svolta alla sua vita vive la vita quotidiana in una gioia indicibile. Conosco persone che lo hanno fatto. Apparentemente non sono cambiate. Eppure lo si sente. Che c'è un mondo nuovo in loro. Ci si fa riferimento, ci si apre, ci si confida, ci si chiede di essere portati da loro. Aspirare alla santità non significa compiere grandi gesti. Ci sono santi sconosciuti, ha spiegato Monsignor Tanasini, perché hanno vissuto nascosti e con un atteggiamento all'apparenza normale. La forza della santità è che si può vivere nella semplicità di tutti i giorni, ma con il profilo di Cristo. Perché non vivere questo nella semplicità della mia giornata? Con le piccole opere, i gesti che compio, il farmi carico del prossimo, a cominciare di chi vive con me, dello sposo per la sposa, della sposa per lo sposo, dei figli. Ecco ricostruire le nostre famiglie. Sono i santi stessi che ci invitano ad avere consapevolezza dell'amore con cui Dio riempie la vita, ha proseguito il vescovo. Senza andare troppo lontano, il pastore della diocesi ha ricordato Don Nando Negri. Non è stato concreto il suo agire, vicino, impegnato. Tanto che l'abbiamo ammirato, seguito, sostenuto appunto alla forza che lo ha spinto, è stato questo amore. Tra le opere di misericordia, che in questo anno santo sono riproposte con particolare motivazione dalla Chiesa, figura anche la sepoltura dei morti. Nella messa celebrata al cimitero di Chiavari, su un altare collocato quest'anno più vicino ai fedeli e anche alle tombe dei defunti, il vescovo Alberto Tanasini ha spiegato i motivi per cui la tradizione della Chiesa ha sempre dato importanza all'atto di seppellire i morti. Già l'Antico Testamento pone l'esempio di Tobia, che corre il rischio della vita per dare sepoltura ai defunti. La profanazione dei sepolcri è sempre stata considerata come un'offesa arrecata non solamente al singolo ma alla comunità intera. La tradizione cristiana ha fatto proprio il sentimento di pietà verso i defunti. Il corpo morto, ha puntualizzato il vescovo, non è una cosa, per quanto inanimato è ancora partecipe della dignità dell'essere umano. Il corpo dei defunti, ha aggiunto, è ciò che qui in terra ci resta di loro, ma è debole e indifeso ed è affidato a noi. L'opera di misericordia anche in questo caso è rivolta a chi è debole. La Chiesa vuole sempre garantire la cura dei defunti. In questa luce va compresa la recente istruzione sulla cremazione dei corpi che non devono mai essere ridotti a oggetti. Il corpo anche incenerito dei defunti rimane una unità e quindi deve essere conservato in un luogo sacro che permetta proprio l'esercizio della pietà, del rispetto, della cura. E nello stesso tempo si chiede che non venga mai ridotto ad oggetto, come a volte abbiamo sentito avviene. Nella festa di tutti i santi la parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo ha vissuto un momento significativo con la benedizione del nuovo altare che ha concluso i lavori di restauro della chiesa. Abbiamo deciso di rifare l'altare nuovo in seguito eh, per completare un attimino tutti i lavori di restauro che erano stati precedentemente, così per intonarlo all'altare maggiore di cui riprende il disegno e le sagome e dare un tocco finale di... Conclusione dei lavori. Da che è stato realizzato il nuovo altare? Il, il progetto è stato realizzato dall'architetto Stefano Tassara, che è un nostro parrocchiano e fa parte della fabbriceria anche lui. La struttura lignea è stata realizzata dal falegname di qua, un parrocchiano Luciano Canepa. E le decorazioni sono state realizzate allo studio Calzolari Garbarino di Santa Margherita Ligure. L'opera, piuttosto onerosa sotto il profilo economico, è stata finanziata grazie al ricavato delle. Feste organizzate dalla parrocchia nel corso dell'anno. Il comitato festeggiamenti Santa Maria negli ultimi anni si è impegnato su diversi fronti, finanziando molte delle opere di restauro della chiesa parrocchiale. I principali interventi realizzati. Con il, dal Comitato Festeggiatamente Santa Maria, per cui ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato e le persone che, che sono venute alle nostre feste che ci hanno permesso di avere un ricavo per poter finanziare questi lavori, sono stati nel corso degli anni il sagrato, che qui potete vedere, poi in seguito all'incendio che ha devastato la nostra bella parrocchia, eh, la realizzazione e il restauro della, della statua dell'assunta che è sopra l'altare maggiore. Poi, in seguito a altre cose, abbiamo visto l'esigenza per completare i giusti lavori, avevamo realizzato il restauro dell'organo, che è stato cofinanziato dalla Compagnia San Paolo, dall'intervento dell8 dell per 1000 della CEI per le opere sacre e in quel caso è stato un intervento significativo perché ha superato gli 80, eh, sugli 80.000 euro, è costato l'intervento quello. E adesso abbiamo deciso di completare per, con un nuovo altare per dare un tocco finale a tutte le realizzazioni. L'altare è stato benedetto nel corso della Messa della Comunità, nella solennità di tutti i santi. Nell'omelia il parroco don Davide Sacco ha spiegato che l'altare è il segno del Calvario di Cristo, della sua morte in croce, ma è anche mensa a memoria dell'ultima cena, dove il sacrificio e il dono del Signore si fanno tutt'uno. Per questo ha spiegato il sacerdote accostandosi all'altare lo bacia, perché lì c'è tutta la ricchezza della fede cristiana, una realtà difficile da comprendere umanamente, ma in ogni Eucaristia si celebra il mistero di Cristo morto e risorto. Vivente in mezzo agli uomini, si celebra dunque il mistero della salvezza. A Borzonasca la parrocchia ha concluso un percorso di approfondimento sul tema della misericordia che è proseguito per tutta la durata dell'anno santo. L'ultimo incontro è stato presieduto dal vescovo diocesano ed è stata l'occasione per rilanciare questo cammino anche per le settimane a venire. Nell'anno santo della misericordia i fedeli della parrocchia di Borzonasca hanno vissuto comunitariamente alcuni incontri di approfondimento e di preghiera. E a cominciare dalla vigilia dell'inaugurazione dell'anno della misericordia abbiamo fatto una veglia e poi si sono susseguiti incontri mensili che sono stati animati da diversi sacerdoti, fra cui alcuni del vicariato. Uno è stato animato da Monsignor Gero Marino e uno dall'assistente spirituale dell'Oftal di Genova, Don Sergio Galletti. Oggi invece conclude, ha voluto concludere il Vescovo che con la, con la sua parola, de, con il suo magistero, ci ha, eh, ha risposto a delle domande. Che, che gli avevamo posto ehm, riunendoci prima insieme eh, per, per tirare un po' le somme di questo anno giubilare. A Monsignor Alberto Tanasini sono state poste tre domande legate alla riscoperta del senso del peccato, il valore del sacramento della riconciliazione, la misericordia ricevuta e vissuta nei confronti del prossimo. Abbiamo interpellato molti, mol, molti preti molti che si sono offerti molto buon valentieri da venire in questi incontri, abbiamo fatto un percorso appunto di, di, di conoscenza, di, di prima di tutto di, di vedere come era, eh, come si poteva affrontare eh, il cammino della, della misericordia, quindi le opere di misericordia, poi abbiamo meditato su alcuni altri punti, tipo il peccato, come Monsignor Vesco si era detto, e adesso cerchiamo di portare i frutti di questo anno eh, con, appunto... Volendo proporre qualcosa alla nostra parrocchia. Ecco. Per i fedeli di Borzonasca, il punto di riferimento costante è il Santo Cristo, venerato nella chiesa di San Bartolomeo. Ma sicuramente è il nostro riferimento, è il centro, è il rifugio di tutti i nostri pensieri, delle nostre. La nostra attività è quello che ci dà la forza, è quello che ci sostiene, è quello che ci, a volte ci, magari ci aiuta a capire le cose che dobbiamo fare e non fare. Quest'anno appunto abbiamo festeggiato in modo particolare l'anno delle misericordie, appunto la nostra icona eh, è quella che ci ha permesso di, 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 di prendere spunto, di prendere forza di, per poter vivere in modo migliore l'anno che, che abbiamo affrontato. Eh. Il percorso è stato tracciato, il cammino riparte da qui. Lo spirito è questo e questi incontri speriamo che abbiano anche un seguito e che si possa, si possa sempre migliorare, che si possa dare uno slancio alla parrocchia proprio nello spirito della misericordia. Ma sicuramente di, di rinnovare un attimino le nostre, le nostre attività, ecco perché siamo una parrocchia piccola, però abbiamo... Un... Ha preso un po' di volontà in questo anno di, di forza di vedere se riusciamo a, a muovere alcuni punti che erano già eh, presenti negli, negli anni passati, quando la popolazione era un po', era un po maggiore, c'era un po' più di, di disponibilità, ecco, come il coro parrocchiale, come l'attività col parroco di dare una mano alle funzioni e, e vedere se riusciamo: il catechismo, vedere se riusciamo a rinnovare un po' e rimpigliare attività di anche altre persone che con quest'anno spero che il Signore abbia messo nel cuore di tutti una buona, una buona parola. Ecco. La presenza del Vescovo è stata una realtà molto bella, sicuramente. E si parla di conclusione, ma dalle parole che ha detto il Vescovo c'è un prolungamento, cioè una continuità. L'anno santo si conclude con date, ma però nella realtà continua, e credo che sia questo il messaggio del Vescovo, anche con le richieste e gli interventi che ci sono stati. Si parla più di un impegno futuro da realizzarsi che di una realtà da guardare conclusa. È un'attività che è incominciata con l'Anno Santo, con l'inizio dell'Anno Santo e ha avuto dei momenti di realizzazione molto belli. Si sono succedute diverse figure che ci hanno aiutato a prendere coscienza dell'importanza del vivere la misericordia e quindi questa del vescovo oggi è un, possiamo dirlo, un coronamento che ci fa ben sperare in un impegno di attività e di prosecuzione per la nostra comunità. L'incontro di oggi è un momento bello, è un dono del Signore e come tutti i doni del Signore deve essere custodito e il custodire il dono del Signore significa un impegno per tutti. Quindi più che pensare di, trovare, di aver trovato una soluzione, c'è la prospettiva di una, aprirci alla ricerca di soluzioni che, e di realizzazioni non tanto nel fare a qualunque costo, ma nel vivere in profondità lo spirito della misericordia. Sabato alle 19 a Santa Margherita Ligure nei locali di casa Monsignor Solimano con la proiezione del film Luther inizierà il cammino ecumenico diocesano che quest'anno si snoderà in quattro incontri ed un pellegrinaggio che si svolgerà nel mese di agosto sui luoghi di Martin Lutero. Sarà un percorso di approfondimento dedicato al tema conflitto e comunione che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 500 anni dalla riforma luterana. Vediamo. Al via un percorso ecumenico che vuole riflettere sul conflitto e sulla comunione. Perché avete deciso di fare questa iniziativa che coinvolgerà la diocesi? Beh, perché sono i 500 anni della riforma di Lutero, il 31 ottobre del 1517, e gli anniversari possono rischiare di essere semplicemente delle scadenze di calendario, ma possono anche essere l'occasione... Come dire, per ripensare un percorso, per guarire una memoria, come diceva anche il Papa di recente in Svezia, e per capire il cammino futuro che eh, la Chiesa Cattolica e eh, i nostri fratelli luterani, ma comunque tutti i fratelli che sono nati dalla Riforma possono fare insieme. Ecco. E quindi credo che sia molto bello capire che il conflitto può essere rielaborato, ripensato, riletto e che da una rilettura sana del conflitto si possano attivare percorsi di comunione, di amicizia, di fraternità, di condivisione. Ecco, credo che questo sia lo scopo eh, di questa iniziativa. Il Papa in questi giorni in Svezia ha parlato molto di unità, è stato un viaggio anche molto particolare quello di Francesco, sono temi importanti anche eh, per quello che riguarda l'attualità, quanto può essere importante riflettere su questo con questo percorso qui anche sul nostro territorio nel quotidiano? Ma certamente il viaggio di Francesco è stato molto, molto importante, molto significativo e mi pare è un po' nel carisma anche di Francesco quello di mh, portare i problemi al punto decisivo, all'essenziale. Francesco in Svezia, senza negare eh, le problematiche teologiche ancora aperte sulle quali bisogna lavorare, ha però sottolineato con molta forza che il vero problema del cammino ecumenico è quello dell'amicizia, dell'incontro tra le persone. Mm. Nell'incontrarsi, e questa è anche l'esperienza che io ho avuto in questi anni di lavoro ecumenico in diocesi, nell'incontrarsi le problematiche prendono i loro contorni più giusti. Alcuni nodi si sciolgono, ci si capisce meglio. Incontrarsi vuol dire non semplicemente scriversi o telefonarsi, ma vuol dire guardarsi in faccia, vuol dire condividere un pranzo, condividere un viaggio. Ecco, per me è stato così in questi anni in diocesi, mi pare lo stile di Francesco. Ed è in questo senso un ecumenismo, non dico nuovo, perché evidentemente il cammino ecumenico si inserisce in quello del passato, però un ecumenismo che dà molto più valore all'incontro interpersonale, piuttosto che semplicemente alla riflessione dottrinale. Questo mi pare lo stile di Francesco, io credo che questo sia il futuro dell'ecumenismo anche in un territorio piccolo come quello della nostra diocesi dove i nostri fratelli eh, della Riforma o del mondo ortodosso sono numericamente pochi ma sono presenze importanti, significative. Noi abbiamo cercato di fare un percorso eh, che possa essere furibile da tutti, dunque non sarà una cosa troppo complicata, troppo difficile, anzi... Abbiamo cercato di eh, iscrivere questo percorso eh, per arrivare a un pellegrinaggio eh, ecumenico nelle terre di Lutero eh, alla fine del mese di agosto. E dunque andremo insieme, eh, evangelici e cattolici, a visitare i luoghi e a incontrare eh, chiese evangeliche e chiese cattoliche per vedere come si vive oggi eh, il rapporto, la relazione tra le, le diverse confessioni. Si parte sabato 5 novembre, che cosa accadrà in questa data? Eh, in quella data proponiamo un film, il film Luther, che è una rivisitazione eh, per capirci, stile Hollywood, super produzione, eh, però che cerca di centrare eh, il problema fondamentale di quel tempo, dunque l'esperienza religiosa eh, di Lutero, che è l'esperienza religiosa di un tempo, dunque un momento storico molto forte che ha cambiato. Ehm, il cristianesimo eh, in, in, in Europa, perché sono sorte alcune eh, comunità, alcune confessioni cristiane, però anche il cattolicesimo è cambiato. Diciamo che il concilio di Trento poi ehm, si corrisponde a una grande riforma della Chiesa, rimanendo sempre dentro della, de, dei parametri del cattolicesimo, mentre dall'altra parte i, i grandi scritti confessionali dell'uteranesimo ulter, dell hanno definito un modo diverso di essere cristiani. Quale sarà il programma della giornata? Il programma della giornata è ehm, una festa. Eh. Ogni volta che ci incontriamo è per celebrare l'incontro. I, I cristiani si incontrano, si abbracciano. Dunque ci sarà un momento conviviale, una cena, ci sarà una, la proiezione del film e ci sarà anche la presentazione di tutto il percorso, le diverse tappe e dunque eh, l'amicizia, stare insieme, eh, godere di questo tempo prezioso, tempo di grazia, perché l'incontro, incontrare l'altro è incontrare il Cristo che vive nell'altro. Come definirebbe il percorso ecumenico di questi anni? Si è giunti a questa festa, come dice lei, ma com'è stato ecco questo percorso? Certo, mh, diciamo che i rapporti ecumenici in questa diocesi sono ehm, eh, benissimo. Godo, eh, qui abbiamo eh, le, tutte le premesse per stabilire eh, quello che possiamo chiamare un dialogo eh, teologico, un dialogo della carità, anche perché le chiese partecipano insieme. Ha un percorso e condividono molte iniziative, e questo, è, eh, questo percorso è il frutto di questa, di questa buona salute dell'ecumenismo in questa diocesi, grazie anche e soprattutto a, al Vescovo, eh, che veramente è una persona di grande qualità umane e che intende il proprio ministero anche eh, in prospettiva ecumenica. Dove si svolgeranno questi incontri che sono in programma? Gli incontri sono all'auditorium di Santa Margherita eh, perché così questa iniziativa nasce un po' dalla sintonia che ormai da anni si vive come parrocchia di Santa Margherita con il tema ecumenico e con le presenze appunto di tutti i cristiani eh, anche delle chiese evangeliche sul nostro territorio quindi l'appuntamento è sabato alle 19 all'auditorium Sabato è il primo, poi si proseguirà, ci sono vari incontri come dicevamo si arriverà sino ad agosto sì, il 2 dicembre c'è un approfondimento un po' sulla storia e ci guiderà il pastore Martin, che è molto esperto, la storia che appunto dal 1517 conduce fino ad oggi. E poi più avanti invece approfondimento di più sulle, sul versante teologico con Brunetto Salvarani e un altro teologo dal corso, in due incontri a febbraio e marzo. Un'immagine della Madonna di Fatima sarà pellegrina nella nostra diocesi nei giorni 8, 9 e 10 di novembre. Un appuntamento che si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il centenario delle apparizioni, che sarà celebrato il prossimo anno. Gli appuntamenti riguardano Rapallo, Chiavari e Sestri Levante e saranno piuttosto articolati. Ogni giorno Monsignor Alberto Tanasini celebrerà l'Eucarestia, martedì 8 novembre alle 10.30 eh, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, mercoledì. Giovedì 9 novembre alle 18 nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e infine giovedì 10 novembre alle 16.30 nella Chiesa giubilare di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Su tutto questo vediamo il nostro servizio. È già arrivata in Liguria e fra poco toccherà anche il nostro Tiguglio, la Madonna di Fatima in pellegrinaggio attraverso i luoghi del territorio. Si tratta di una copia ma sicuramente un momento importante per il territorio che accoglie questa presenza. Allora la Madonna pellegrina di Fatima arriverà martedì 8 alle 10 a Rapallo, sarà il primo punto eh, toccato dalla statua nella nostra diocesi, arriverà via mare e starà tutta la giornata nella Basilica dei Santi Gervasio Protasio di Rapallo. Al mattino ci sarà la messa con il nostro Vescovo, Monsignor Tanasini, e poi le celebrazioni continueranno nel pomeriggio, con l'unzione degli infermi, la messa alle 18 e successivamente alle 21 una veglia organizzata dalle varie realtà parrocchiali della nostra città. Seconda tappa, Chiavari. Sì, Chiavari è la seconda tappa, eh, mercoledì 9 arriveremo alla casa di riposo Torriglia, dove alle 9:30 eh, verrà celebrata una messa giubilare per il giubileo dei malati con il nostro vescovo. Successivamente la statua nel pomeriggio verrà portata in cattedrale e di nuovo il nostro vescovo celebrerà la Santa Messa alle ore 18. Dopodiché il saluto alla diocesi, questa volta da Sest Levante. Sì, a e Levante arriverà nella Baia di Portobello, sempre accompagnata da una processione di barche come a Rapallo e sempre il nostro Vescovo celebrerà la messa alle 16.30 dopo un rosario meditato tanti momenti in cui sarà possibile pregare di fronte alla statua della Madonna, in questo caso l'Unitalsi si occupa di organizzare tutti questi eventi e permettere ai malati comunque di vivere questa esperienza. Assolutamente, l'Unital è stata scelta eh, dal santuario di Fatima per il suo stretto legame con la Madonna di Lourdes. E in questo caso è stata affidata la statua della Madonna di Fatima in occasione del centenario delle apparizioni l'anno prossimo. Eh, L'Unitalsi è un'associazione che ha più di 100.000 iscritti in Italia, quindi, un'associazione radicata sul territorio ed è stata scelta proprio per ehm, far toccare alla statua tutte le diocesi italiane, le sezioni e le sottosezioni, come fosse. Un grano di un rosario che piano piano viene sgranato a seconda del percorso che compie eh, la sacra efigie. L'unità di solito si occupa di portare i malati nei luoghi mariani, pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fati, ma questa volta è la Madonna, la statua che viene eh, ad incontrare i malati perché è importante vivere eh, nella preghiera a questo momento. È proprio questa la bellezza di questo avvenimento che ci ha visti così un po' in maniera insolita anche protagonisti di questa organizzazione. È proprio Maria che viene presso di noi. Eh, è un'opportunità che è, è stata proprio data a tutti eh, di vivere questa, questa, questo amore, questa vicinanza a Maria che a Fatima ha manifestato il suo cuore grande per gli uomini eh, qui nei nostri territori, nella nostra diocesi, nelle nostre parrocchie. Tante persone non possono recarsi a Fatima, questa è l'occasione bella perché eh, un po' di Fatima arrivi, ecco, in questo anno speciale che ricorda i 100 anni. Da queste apparizioni così importanti per la storia della Chiesa e per la vita spirituale, ecco, della, della Chiesa stessa. Nella sua tappa a Chiavari, mercoledì 9 novembre, il, la presenza assume anche un significato particolare giubilare, in occasione del Giubileo della Misericordia, il Vescovo ha voluto che sia eh, celebrata questa messa al Toriglia e che sia questo un momento giubilare. Un'occasione bellissima proprio per aprire ancora una volta le porte le porte del cuore, mh, lo spazio che spesso noi non diamo al Signore, ecco in questa piccola occasione eh, possiamo, possiamo viverlo insieme ai nostri malati. Loro hanno spesso grande eh, voglia, grande motivazione nell'aprire le porte del loro cuore al Signore, anche nella loro condizione particolare ma siamo tutti malati e insieme a loro, grazie anche a, questa, a questo impulso che ci ha dato proprio il nostro vescovo, eh, vogliamo proprio vivere questa giornata proprio eh, di giubileo, di gioia nell'accogliere Maria che viene tra noi. All'Istituto Gianelli di Chiavari, poche settimane dopo la costituzione della Cooperativa Maria delle Grazie, che gestisce da questo anno scolastico l'intero Istituto, si è costituita anche l'Associazione dei Genitori, con un intento chiaro e preciso, portare avanti l'identità dell'Istituto e l'attenzione ai ragazzi che lo frequentano. Perché è stata costituita l'Associazione dei genitori? È stata costituita per aiutare la nuova cooperativa Summa delle Grazie che è appena nata, eh, secondo alcuni dettami che a noi ci siamo presupposti eh, per la, loro, la sua crescita e il suo miglioramento. Le finalità principali? Eh, a promulgare nuove idee, nuove idee propulsive, nuove capacità di eh, far capire al, al, diciamo, al territorio e alla società le nuove nostre idee su quanto concerne appunto la nuova, la nuova cooperativa. Avete anche studiato un logo che vuole in qualche modo presentare questa associazione dei genitori? Sì, un logo, è un logo molto semplice, è una, è una rondine. Che genera la G di Gianelli all'interno della G di Gianelli, la G genera una, la A di associazione di alunni di Antonio Miliano Gianelli e la Rondine e la G custodisce diciamo, l'associazione. Quindi noi vorremmo appunto che questo fosse un viatico e una, una buona, un buon auspicio per la nostra associazione, la nostra crescita. Quanti sono i genitori che fanno parte di questa associazione? La totalità? Abbiamo 28 soci fondatori, ce ne sono tanti ordinari, che stanno costituendo, si stanno aggregando in questi giorni in maniera molto molto notevole. Già nei prossimi mesi avete preparato alcune attività che verranno curate dai genitori nell'ambito dell'Istituto. Quali saranno le prossime? Allora sono una piccola manifestazione d'inizio: abbiamo il 6 novembre, una castagnata nel nello Spazio-Istituto con la caccia al tesoro alle ore 15. Poi faremo una cena di Natale molto bella con delle sorprese. E queste sono le prime due manifestazioni piccole che faranno da diciamo, viatico anche per cose molto più importanti più avanti nel futuro. Dopo questo anno di rinnovamento, che clima avete trovato a Gianelli? un clima molto, molto bello, molto aperto, un clima di grande eh, capacità, di grande accoglienza. L'istituto è un istituto di accoglienza e eh, di, di eccellenza didattica. Noi vorremmo appunto che questo istituto, che è stato e eh, resterà una, un, un istituto che forma delle giovani donne e dei giovani uomini ad affrontare la vita in modo migliore. Quali sono esattamente le finalità dell'Associazione dei genitori? Farci conoscere, promuovere l'attività dell'Istituto Gianelli, far capire che ci siamo. La scuola è una scuola di eccellenza dall'asilo fino al liceo. I nostri figli sono considerati persone e non numeri. Noi crediamo fortemente nel valore educativo e formativo della scuola cattolica. Gli insegnanti si sono dati da fare per organizzare la cooperativa, adesso i genitori si sono affiancati. È una soluzione vincente? Assolutamente sì, è una delle cose che la cooperativa, i soci della cooperativa abbiamo chiesto sin dall'inizio. Perché, come diceva Gianelli, lavorare insieme porta dei frutti. E questo noi l'abbiamo chiesto subito e io ringrazio tantissimo i genitori perché hanno dato seguito e concretezza a questa idea. La neonata cooperativa si chiama Maria delle Grazie perché? Allora, Maria delle Grazie è stata, e tutti la ricordano con affetto una preside, una suora, una testimonianza vivente di quello che deve essere un insegnante, una preside, una suora. I genitori sono sempre stati presenti nella vita della scuola, adesso in maniera più strutturata qual è l'importanza e il contributo che possono dare i genitori? È unico, perché i genitori sono la nostra forza, sono il nostro confronto, la nostra ricchezza e il nostro futuro. Con loro ci possiamo confrontare. Possiamo rivedere i nostri programmi e insieme, sottolineo l'insieme perché è stato sottolineato da tutti e più volte in ogni riunione. Crediamo e pensiamo di poter fare delle cose grandi. Inoltre, il Gianelli è al centro di tutte queste riunioni, anche oggi con la sua parola ci ha seguito dicendoci di lanciarci nel progetto. E il progetto ci deve essere. Deve essere lanciato in alto e far volare chi lo segue, non camminare, volare. Volare è un verbo della cultura, è un verbo che nella nostra scuola deve ripetersi, deve essere attuato da tutti noi: dai genitori che collaborano con noi e ci espongono le loro idee, dai docenti, dal personale non docente, dalle suore, da tutti. Quindi. Con questo ardore nel cuore noi riprendiamo quota e sento di dire che ho delle grandi speranze e ripeto quanto il Gianelli ci ha sempre detto: sperate, sperate, sperate sempre, ma sperate bene. Questa speranza ha portato i frutti di questa giornata così splendida che mi ha veramente riempita di gioia e di stupore e di grazie al Signore, ai genitori, ai docenti e a tutti. Domenica si celebra il giubileo delle persone carcerate. Eh, seguiremo in diretta gli appuntamenti eh, che verranno presieduti da Papa Francesco in piazza San Pietro nella nostra diocesi. Un momento particolarmente significativo si terrà nella casa di reclusione di Chiavari, dove il vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini, celebrerà l'Eucarestia a partire dalle 10. Terminiamo così il nostro appuntamento con noi, Chiesa, il nostro viaggio, alla scoperta di tutto quello che accade nella vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo la prossima settimana.